Riprendiamo il nostro viaggio attraverso i musei, attraverso le mostre, qui nel posto delle parole, semplicemente guidati da una sola parola, ovvero dalla parola, come sempre, che ci guida, la parola curiosità. E noi partiamo proprio da una bella curiosità rispetto a una mostra che si è aperta venerdì 29 maggio e rimarrà aperta fino a domenica 15 novembre. Il museo MAN di Nuoro riprende l'attività espositiva, quindi apre al pubblico la mostra Il Regno Segreto, Sardegna-Piemonte, una visione post-coloniale, ed è un titolo su cui c'è molto da dire e da raccontare, oltre che della mostra ovviamente. Il curatore di questa mostra è Luca Scarlini. Buonasera Luca Scarlini. Buonasera a voi. E grazie per essere insieme con noi per raccontare in diretta, per certi aspetti, dal Museo d'Arte Provincia di Nuoro. Ora, questa abitudine dei musei a creare delle sigle ormai è una cosa più che assodata e la diamo come scontata. Ora andiamo però insieme con lei, Luca Scarlini, a raccontare questo regno segreto, Sardegna-Piemonte. Noi dal Piemonte ci leghiamo alla Sardegna perché vogliamo raccontare questa mostra, perché ha un legame ovviamente con il Piemonte da un punto di vista storico e da un punto di vista artistico. Però vorrei subito entrare nel concetto della visione post-coloniale, Luca Scarlini. Beh, diciamo che il Piemonte ha colonizzato la Sardegna e naturalmente questo ancora oggi suscita malumori in molti. In Sardegna esiste tutta una pubblicistica storica anti-Sabauda che esiste fino a oggi. Ancora lo scorso anno dei comuni in Barbagia avevano chiesto di cambiare delle vie con i nomi sabaudi con personaggi della storia sarda, cosa che poi l'autorità non ha permesso, ma in ogni caso si è parlato di alcuni personaggi dell'arrivo dei Savoia come addirittura incarnazioni del male, come Subogino, che sarebbe poi il ministro dei Savoia nel 1720, Bogino, che i sardi vedevano come il male perché per la prima volta li costringeva a pagare le tasse e esercitava il suo potere con il pugno di ferro. Postcoloniale naturalmente è un termine che deriva in buona parte dal pensiero di Antonio Gramsci, straordinaria figura sarda che ha potuto giungere a Torino per la speciale attenzione che il regno d'Italia aveva verso i sudditi ex sardi per poter compiere gli studi a Torino, visto che l'università erano assai migliori. Ecco che è lui che ha compreso come bisognasse smontare l'ideologia coloniale e capire che cosa vi era dopo o dietro. Il termine è stato fatto poi proprio dal mondo coloniale vero e proprio in Africa e in Asia, negli anni 70 al tempo delle rivolte e delle indipendenze, ed è poi stato applicato al mondo dell'arte. Da ciò una visione postcoloniale, ovvero una storia che è sotto gli occhi di tutti, ma che di fatto è stata molto poco raccontata, molto poco esaminata, e che è il caso di proporre, smontando qualsiasi pregiudizio, perché lo scopo di questa mostra è raccontare storie senza avere un'idea preconcetta rispetto a questa relazione. La verità storica e la verità artistica insieme, a 300 anni dall'arrivo dei Savoia a Cagliari, l'arrivo dei Savoia è avvenuto nel 1720, quindi c'è anche un anniversario da sottolineare da un punto di vista storico, e la mostra di questo rende merito proprio alla storia con il tracciato, il percorso che Luca Scarlini ha voluto creare per questa mostra. In che modo possiamo insieme con lei qui a questi microfoni far arrivare il pubblico a vedere questa mostra, Luca Scarlini? Da che cosa partiamo? Partiamo dal fatto che la data in realtà è venuta fuori nel corso del tempo, perché la mostra ha avuto un'elaborazione assai lunga e io non sapevo minimamente fino a pochi mesi fa che il 1720 fosse la data indicata per l'inizio del regno, tant'è che in Sardegna è una data affatto celebrata. Questo è l'unico evento che la segnala. La mostra è divisa per piani, al pian terreno il pubblico incontra cartografie di un'isola, perché naturalmente i Savoia quando arrivano in Sardegna non la conoscono, perciò fanno tante committenze per nuove carte geografiche e immagini, a partire dai quadri magnifici del pittore rococò Graneri, che per solito stanno a Palazzo Madama in una sala appartata a Torino, che danno tre immagini della Sardegna completamente immaginarie, anche perché nessuno c'era stato e quindi il pittore Graneri immagina Cagliari come se fosse Costantinopoli oppure Napoli.
Poi al primo piano ci sono invece dalle carte geografiche, tra cui quella famosissima di La Marmora, che ha fatto scuola per un secolo e mezzo, c'è anche il mondo delle architetture per un nuovo regno. Molti nomi piemontesi importanti hanno costruito alquanto in Sardegna, ad esempio i Sella, esistono le miniere dei Sella a Monteponi, esiste ancora oggi i vini, esistono i vini Sella e Mosca. Esiste tutta questa fotografia straordinaria di Besso, che era legato ai Sella e che faceva queste foto bellissime che rappresentano le costruzioni che i piemontesi facevano in Sardegna. In Sardegna esiste una strada, Carlo Felice, che naturalmente è ancora l'asse delle strade sarde oggidì e che venne costruita da ingegneri e geometri piemontesi. Naturalmente ci sono poi incroci, perché è chiaro che tutte queste maestranze che giungono poi sovente si sposano anche con donne sarde o fanno accordi d'affari con famiglie sarde, ed è anche interessante che ad esempio la figura straordinaria di Salvatore Sarto, l'autore del Giorno del Giudizio, libro meraviglioso che tratta appunto di Nuoro, aveva come nonno un signore assolutamente sabaudo che si chiamava Rouillet, il quale è il costruttore con altri della cattedrale di Nuoro, la Madonna della Neve. E quindi è assai curioso, perché scrittori come Satta, reputato di per sardo, in realtà avevano origine piemontese, di cui si parla anche in qualche modo nel romanzo, e c'è come una specie di continuo incrocio che si viene a dare. Perciò nell'architettura per un nuovo regno ci stanno tutti i cimiteri monumentali, in buona parte costruiti per le sculture dallo scultore piemontese Sartori, ma anche Ettore Sozzas, grandissimo architetto e designer junior, che per la Olivetti crea a Iglesias, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il villaggio, appunto Olivetti, tentativo di olivettizzare anche la Sardegna, che in realtà non riuscirà ad andare avanti, ma che Adriano Olivetti avrà ben chiaro nella propria testa. E poi, andando di sopra, si va verso il piano in cui ci occupiamo di segni e sogni, dove ci sono dei cartoon tratti dal repertorio degli illustratori sardi che hanno lavorato in Piemonte, e sono tantissimi, perché in Sardegna non c'era una grande borghesia che potesse comprare quadri, e quindi molti degli artisti sardi erano grandissimi illustratori o creatori di ceramiche e porcellane, e la loro meta principale era appunto Torino, dove l'editoria illustrata era arrivata a vertici eccezionali a partire dal 1880. I nomi sono quindi quelli di Carlo Chessa, il primo artista sardo a giungere all'Accademia Albertina, il cui figlio Gigi sarà poi figura fondamentale nel mondo di Casorati e di Riccardo Gualino, e poi naturalmente per gli rami fino a Dina Altara, che è una figura che nella mostra ha grande peso, straordinaria Frida Kahlo di Sassari, che era illustratrice Art Deco e col marito Vittorio Cornero, anche lui illustratore, faceva la grafica del Rex, il famoso transatlantico che viene ricordato anche da Fellini da Marcord. Quindi è un mondo enorme, va ricordato che anche Felice Casorati, pittore torinese per eccellenza, di fatto inizia la sua carriera a Sassari, e noi abbiamo recuperato la prima opera che lui ha dipinto quando aveva 13 anni, è il ritratto del signor Soro Pirino. Perché così tanti piemontesi andavano in Sardegna? Perché erano figli di funzionari, ovviamente, così accadeva anche a Casorati, che aveva un padre nell'intendenza di finanza. Quanto è durata, Luca Scarlini, la ricerca per arrivare poi alla conclusione per raccontare questo regno segreto? Beh, 2 anni e mezzo all'incirca. Perché qui abbiamo non solo opere d'arte pittoriche, come ha raccontato poco fa Luca Scarlini, ma abbiamo musica, abbiamo delle microstorie che sono, che nella prospettiva, molto parlanti, che riescono anche a raccontare quella cosiddetta grande storia, quella che noi chissà perché chiamiamo con la S maiuscola. Beh, diciamo che le cose interessanti sono legate anche proprio alla quantità di segni disseminati. Curiosissimo che al Teatro Regio a Torino si desse la prima nel 1906 dell'opera verista di soggetto sardo Giovanni Gallurese di Italo Montemezzi, ed è proprio curioso che un'epopea sarda si dia a Torino per la prima volta, come se ci fosse comunque un interesse che all'epoca era anche alimentato dal fatto, cosa che pochi sanno, che in quel 1906 il sindaco di Torino era appunto un sardo, Gian Pietro Chironi, famoso giurista che precedentemente era stato anche rettore dell'università. E naturalmente di storie ne abbiamo seguite centinaia, se fossimo andati avanti avremmo avuto anche ulteriori storie da seguire, ma il Man non avrebbe avuto più spazio per raccoglierle. Quindi abbiamo finito la mostra in questo punto, ma molte altre storie secondo me
sono ancora da perseguire. Non possiamo non ricordare il catalogo monografico pubblicato dalla casa editrice Sarda Ilisso, e in questo catalogo c'è anche qui un'osmosi culturale tra ciò che è il Piemonte e ciò che è la Sardegna. Per esempio, Marcello Fois, scrittore sardo, Gianni Farinetti, scrittore piemontese. Certo, è sempre fondamentale avere la doppia vicenda, e poi dentro ci sono tantissimi studiosi di materie specifiche, piemontesi e sardi, che hanno scritto delle loro materie di riferimento. Basti pensare che abbiamo anche la bozza di sceneggiatura del primo film sardo, girato anche quello da torinesi, Itala Film, a Nuoro e sulle montagne di Fonni, nel tempo della Prima Guerra Mondiale, che si chiamava In terra sarda. Quindi naturalmente abbiamo chiesto a tutti gli specialisti delle varie materie di raccontarle dal punto di vista di questo tumultuoso e continuo intercambio. Ricordiamo che la mostra al Museo Mandi Nuoro sarà aperta fino al 15 novembre 2020, però come sempre quando parliamo di mostre bisogna dimenticare quando è la data di chiusura, bisogna andarci al più presto, perché poi spesse volte ci rendiamo conto che le mostre chiudono e noi ci diciamo, almeno per quanto mi riguarda, ah, potevo ricordarmi prima. Prima di salutarci, Luca Scarlini, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro, assai curioso, che si chiama Moresnet. Moresnet è un paese che per un errore diplomatico è stato diviso più volte tra Olanda, Belgio e Germania dal 1870 in poi, che poi è diventato anche un piccolo stato indipendente. Una terra di nessuno. Esattamente, e la storia di come un piccolo borgo abbandonato minerario possa diventare un casus belli in Europa è raccontato in questo esilarante libro edito dalla casa editrice Keller, che si chiama appunto Moresnet. Casa editrice di Rovereto, casa editrice trentina, e intanto noi ricordiamo i nostri ascoltatori l'ultima conversazione che abbiamo realizzato con Luca Scardini a proposito di un libro pubblicato da Schirà di Montag Rod James, I racconti di fantasmi di un antiquario. Su quale libro sta lavorando, ammesso che si possa già dire, Luca Scardini? Certo, è in uscita un libro per la casa editrice Fandango che si chiamerà L'uccello del paradiso e sarà dedicato nei prossimi giorni che esce alla figura di Mario Mieli, uno dei maggiori intellettuali queer italiani degli anni 70, ma in riferimento molto alla sua ricerca sull'amore e sull'identità transgender attraverso il riferimento all'antico Egitto. E poi sto scrivendo un'infinita storia della casa editrice Bompiani, che mancava nelle editorie italiane, che uscirà circa tra un anno, appunto per Bompiani. La casa editrice di Valentino Bompiani, che è mai abbastanza riconosciuta nel suo valore straordinario che ha saputo dare alla storia dei libri, ma alla storia della letteratura. Intanto grazie davvero Luca Scarlini per il tempo che ci ha dedicato. Buona serata. A voi, arrivederci.